Il nostro scopo stavolta era verificare se le competenze acquisite dagli studenti nell'ambito date previsioni venissero in qualche modo trattenute e spese all'occorrenza da parte degli studenti, altrimenti non si tratterebbe di vere competenze. Anche perché abbiamo scelto questo argomento? Perché di solito è trattato in maniera non sempre corretta, non solo nel primo ciclo ma anche nel secondo. Lo vedono un po' come un fastidio, una cosa che non... Abbiamo quindi condotto un'indagine di tipo trasversale, sempre attingendo dalla Magna Bibbia del Gestinv, relativamente a quest'ambito, e l'abbiamo somministrato a tre diversi scolarizzazioni come prima, 8, 10 e 12, che sarebbero terza media, seconda superiore e quarta. Il campione è quello di prima, quindi qui andiamo veloce così risparmiamo tempo. Sono sempre scuole dell'Emilia Romagna, delle tre province che abbiamo visto prima. Analizziamo il primo item. Vai. Allora, il primo item dovevano compilare una tabella e poi dopo dare la risposta a scelta multipla al B. La tabella per Romagna è stata compilata abbastanza bene, e invece la risposta data no. Infatti, corretto 48%, il distrattore A è stato quello più gettonato, 3 dodicesimi, e andiamo un pochino a vedere. Un dodicesimo, 3 dodicesimi è quello corretto. Vai avanti, non riesco a vedere molto. Oh, abbiamo analizzato un pochino gli errori che sono stati fatti a livello di terza media, seconda superiore e quarta superiore, le percentuali soprattutto. Qui tornano abbastanza, anche se era un item di quinta, giusto? Quinta elementare, quindi ci si aspettava comunque una risposta corretta con delle percentuali più alte. Distrattore A, sempre più gettonato. Non hanno ben chiaro come funzioni lo spazio degli eventi, hanno fatto questo errore pensando che la moneta ha la probabilità di uscire testo croce un mezzo, i dadi idem, quindi un mezzo, molto tranquillamente hanno dato quella risposta lì. Da segnalare, direi qui non c'è null'altro. Secondo item, qui si chiedeva praticamente, questo era diviso in tre, è un quesito diviso in tre item. Nel primo si chiedeva di rispondere in base a un grafico, non del tutto standard perché è presentato in orizzontale, però non particolarmente difficoltoso, a delle domande contenute in un riquadro sottostante. Il campione nazionale aveva dato un esito del 39% di risposte corrette oppure del 58% di quelle sbagliate. Diciamo che non è che sia andato tanto meglio, soprattutto nella secondaria di secondo grado vediamo che il 37,6%, quindi meno degli studenti del quinto grado, hanno risposto correttamente, mentre gli altri hanno risposto o in maniera sbagliata oppure addirittura hanno omesso la risposta. L'8,3% è un valore alto per una secondaria di secondo grado, calcolando che l'item era di quinta elementare. Un errore riscontrato frequentemente nel corso di analisi che ha portato a questo calcolo è che il totale individuato sia stato quello di 7 alunni. Se vi ricordate la tabella, prima erano ben più numerosi i campioni di cui parlavamo. Erano solo questa arrivava a 7, era quella maggiore, casomai era la moda che potevano individuare con quelli. Anche qualcuno ha scritto 7 alunni, ma poi si è smentito successivamente perché nella risposta dell'item B diceva che sono 13 gli alunni che hanno speso 1,50 euro, quindi come facevano ad essere 7 e poi in 13 di quei 7 spendere 1,50 euro? E qui c'è proprio l'esempio dell'errore.
secondo quesito, chiedeva appunto di vedere quanti erano gli alunni che avevano speso più di 1,50 euro. E qui si trattava di conteggiare semplicemente quelli, quanto erano lunghi, maggiori di 1,50 euro, al massimo ci aspettavamo errori che contemplassero anche 1,50 euro, quindi che contassero anche quelli. Però la maggior parte degli errori ha scritto 6, che era proprio relativo a 1,50 euro come numero. In questo caso si pensa sempre a una lettura non corretta del testo oppure proprio a una mancanza di conoscenza, come ha ammesso questa studentessa di quarta. Non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo mai fatto. Quindi, e si chiedeva una moda qui, si chiede di individuare una moda. E quindi questo ci può far riflettere su quanto vengano interiorizzati alcuni concetti che dovrebbero essere anche abbastanza semplici. Poi io penso che la studentessa di quarta segua di tanto la moda nell'abbigliamento, quindi dovrebbe sapere che di solito si segue anche quello che è maggiormente... È un cliché. Su quanto riguarda se quanto riguarda questo quesito, tra risposte sbagliate omesse, veramente è stata una catastrofe che non ci aspettavamo di trovare, soprattutto nei professionali è stato veramente basso, il 5,6% di risposte corrette sulla domanda secca di trovare una moda su dei dati e il 12,5% in quelli di quarta. Ci può far pensare molto. Terzo item, invece arriviamo a una cosa molto più divertente, cioè una bella media ponderata, così ci divertiamo un po'. Anche qua i risultati disastrosi, perché ovviamente non fanno certe cose, se le fanno poi le dimenticano perché smettono di farle. E infatti si può osservare, quesito di grado 10, dunque 36% in seconda superiore, che è proprio il grado 10, ha dato la risposta corretta, quindi il suo complementare ha sbagliato la risposta. Quindi parliamo di numeri tipo 63% di risposte sbagliate. Adesso andiamo un po' anche a vedere i tipi di errori che hanno fatto, che è un po' più divertente. Quindi sì, il discorso che abbiamo già detto, appunto, le percentuali di errori soprattutto nei professionali sono altissime, il 75% per quanto riguarda la quarta professionale ha sbagliato la risposta, ma addirittura anche per quanto riguarda il tecnico, anche lì le percentuali sono altissime, siamo sul 45% di risposte sbagliate in quarta. Gli errori, vabbè, ovviamente l'errore più classico è fare una media, ma senza andare a dare il peso giusto ai vari numeri, e quindi risposta più gettonata, 31, giusto? Perché gli veniva poi, era approssimato, veniva 30,6 periodico, mi pare, adesso qui addirittura ho sbagliato il calcolo, ma non è un problema. Vediamo altri... Stesso tipo di errore che si ripete sia in seconda che in quarta superiore, loro fanno la loro bella somma. Devo dire che questo qui l'ho dato anche nella mia classe, era una buona parte del tagliato, quindi, perché viene fatto in seconda e loro dopodiché non lo guardano più. Infatti ci ricolleghiamo pienamente a quanto detto precedentemente dalle nostre amiche Nicoletta e Rosso. E dunque l'ultimo item che abbiamo, il quarto item che abbiamo analizzato era quello relativo al gioco della tombola. Era una probabilità, ma sul gioco della tombola, che meno male dovrebbero aver giocato tutti senza ragionare sulla vera probabilità di vincere o di fare ambo o paterna. Richiedeva appunto questo calcolo. Però non ignorando, si presuppone che avessero la conoscenza della regola classica, casi favorevoli su casi possibili o tutti ugualmente possibili. E in questo caso anche qui vediamo che solo il 31% degli studenti
del grado 8, che era quello a cui era riservato l'item, ma ha risposto in maniera corretta. Caliamo addirittura 27,8 in seconda superiore, per poi andare a un non tanto lusinghiero 47,5% per la quarta superiore. Qui non abbiamo tanti esempi perché era una risposta che non dava tante opportunità, però sì. Però in questo caso si stupisce, stupisce sempre il fatto che abbiano identificato dei distrattori che si erano andati meglio della risposta corretta. Cioè in questo caso se il 27% ha risposto corretto e la stessa percentuale ha risposto C, ci possiamo chiedere come mai abbiano risposto C invece della risposta A che era corretta. Stessa cosa, qui addirittura nella seconda superiore ha vinto il distrattore B con un 35,8% contro il 29,4% della risposta corretta. Mentre stupisce anche che nella quarta primaria abbiano risposto bene il 50,4% che potevano essere secondario e secondo grado, 50,4% che ci potevamo aspettare anche di più. Ma qui si sono divisi quasi equamente su tre distrattori, il B e il C, e il distrattore molto ambito che è quello dell'omissione di risposta, che è un distrattore non indifferente che di solito affascina molto. Anche tra femmine e maschi non ci sono grosse differenze, sono andate un po' meglio le femmine dei maschi, quindi non sempre è vero il fatto che le femmine vadano peggio dei maschi in queste cose. Come ordine vediamo appunto che nelle seconde licei professionali, qui come al solito il professionale è quello che ne esce peggio, ma anche i tecnici non è che fanno una gran bella figura. Restiamo ancora del parere che le riforme non bastino e occorre invece intervenire sulla didattica, ma questo lo diremo meglio nelle conclusioni. Ultimo item. Qua si entra una media alla fine, quindi. Solo che qui dovevano capire che cosa mettere, quale numero mettere per trovare la media. C'è qualcuno che dopo lo vedremo si è divertito, ha preso l'estremo superiore, insomma. Quindi hai cambiato, mi fai? Ok. È un item del grado 10, quindi seconda superiore. Vediamo un pochino, dunque. La risposta corretta del campione 35,3%, noi siamo stati leggermente sotto, 33,9%, in quarta è aumentato un pochettino, siamo andati al 50,8%, quindi in effetti qui un pochino di miglioramento c'è stato passando due classi dopo la seconda. Come? Ah sì, il distrattore B chiaramente quello più gettonato, molti hanno preferito quando hanno fatto il calcolo della media, invece di mettere il valore centrale dell'intervallo, mettere l'estremo superiore, ma dopo quello lo vediamo. Vabbè, già un pochino detto, un attimo, passa avanti. Abbiamo un poco tempo da... Vabbè, conclusioni, sì. Allora, a me è il compito di concludere e io concluderò con qualche riflessione dal punto di vista didattico. Anche perché dopo aver sentito chi mi ha preceduto con relazioni molto interessanti mi sento proprio di fare un riassunto. Allora, come ha sottolineato la collega Rossella, non ricordo il cognome, giustamente, quindi che le competenze debbono essere forti per essere poi riprese a spirale eccetera eccetera, ecco, noi ci aspettavamo che nella verticalità trovassimo conferma di questo, invece no. Perché no? Perché non si vede il passaggio, l'incremento dalla terza media alla seconda superiore. Noi non siamo arrivati alla quinta, ci siamo fermati alla quarta per scelta. Ma teniamo conto che l'obbligo scolastico termina a 16 anni, quindi per noi la seconda superiore è una classe cruciale. Allora non si vede il miglioramento, anzi si è visto il peggioramento.
soprattutto nell'item 4 che abbiamo appena visto, lì addirittura si vede benissimo, ma anche in altre occasioni, come la percentuale di risposte corrette sia inferiore a quella dei ragazzi della terza media, quando era un quesito di grado 8. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri ragazzi perdono competenza. Ma allora io mi chiedo, ma perdere competenza vuol dire che quelle non erano competenze? Perché se una competenza c'è, io su quella vado a costruire. Se non riesco a costruire, vuol dire che la competenza non ce l'ho. E questa nostra riflessione è avvalorata anche dal fatto quando noi andiamo a guardare la percentuale di risposte corrette della classe quarta. Non parliamo di professionali perché è una piaga, lo sappiamo, ma se andiamo a controllare le risposte corrette dei licei, nella migliore delle situazioni le risposte corrette che abbiamo visto in questi 5 item, che sono tra l'altro molto diversi perché sono di statistica e sono di probabilità, ebbene nella migliore delle ipotesi la percentuale più alta di risposte corrette in una quarta liceale Emilia Romagna è del 50%, ma questo cosa vuol dire? Che l'altro 50% l'abbiamo perso, perché dalla quarta alla quinta io non penso che ci sia molto spazio per recuperare. Allora, siccome non abbiamo più tempo, io mi fermo qua, ma che cosa noi pensiamo? Dobbiamo avere il coraggio di dire che dobbiamo intervenire sulla didattica. Come? Non spetta a noi suggerire, per carità, però bisogna intervenire sicuramente sulla formazione iniziale dei docenti, ma questo non basta, ci vuole anche, secondo loro, una formazione in itinere, perché altrimenti così non può essere. Poco fa abbiamo riso con gli errori che i colleghi hanno presentato, ma in realtà c'è da ridere per non piangere. Se poi teniamo conto che questo divario, questo calo lo troviamo non solo per dati e previsione, ma anche per relazione e funzioni, come ho sentito prima, ho sentito che non anche la lettura del testo è una delle cause, la prima causa, perché se non si legge il testo non si può dopo interpretare, e quindi c'è veramente da ridere per non piangere. E noi infatti abbiamo messo lì un ombrello perché dobbiamo ripararci da tutte quelle insufficienze che pioveranno per questi alunni che rispondono in questo modo. Grazie.